Oh Max, qua dicono, no, qui a Visionaire, siccome è l'ultima puntata della stagione, giustamente ci devono salutare, quindi se tu hai messo la supposta già, dicono, facciamo un collegamento Zoom dalla regia, così Massimo via Zoom. Oh Massimo, non c'è nessuno che paga il caffè. Max, nessuno paga il caffè. Ciao Max! Cosa c'è dietro un'emozione? La passione per il nostro lavoro quotidiano. Esperienza che custodiamo con orgoglio. Per scrivere una storia che dura da oltre 50 anni. I nostri sono grandi vini. Emozioni autentiche. Da godere ad ogni sorso. Che hanno il sapore di passione, tradizione e famiglia. Biagi, il senso di un'emozione. È tardi, Gabri. C'è solo la luna nella mia stanza. Ah, se potessi averti con me, nell'ora che morirò. Quante volte ho pensato a questo? A dove la morte mi avrebbe colto? Se in quell'ora, se io ti vedrò, se la mia sorte non mi farà morire ora qui lontana e sola, io ti saprò dire la certezza che sento. Ti amo, Gabri. Questa è la verità. Ti ho sempre amato. Oh, Gabri, ancora ti scrivo, ancora ti parlo. Che dolcezza, il tuo nome soave, la tua voce indicibile, Gabri. Ma qual è la fine di tanta vita? Io ti tengo stretto, stretto a me, ti chiedo, Gabri, ultima sera questa o prima sera della nostra vita? E tu mi risponderai, lo so, lo sento, ma sempre, 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 Eleonora. Signore e signori, buonasera e benvenuti. Questo è Visionaire. Alla musica, come sempre, gli spaghetti rock and roll. Che generalmente, come sapete, sono in tre, oggi siete in due. Manca un batterista? Io lo so che d'estate non si abbandonano i batteristi. Non si abbandonano, però è stato più forte di noi. L'abbiamo abbandonato qui per andarvi a fare le vacanze in Santa Maria. Sì. Poi lo riprenderemo, però, no? Promesso. Ritorno. Salutiamo Massimo e lo abbracciamo. Ciao Max! Questo è il tema della puntata, è la decisione. Io lavoro sull'indecisione. E sono contento che almeno hai preso la decisione di venire qui questa sera. Diciamo. Benissimo, benissimo, abbiamo iniziato alla grande quest'ultima puntata, ve lo continuo a ripetere perché... Ragazzi, o ci guardate ora o non ci guardate più. Come si definisce quello che fai? Quando ti chiedono, ma tu che fai nella vita? Cosa rispondi? Niente, lo straccapiazza. No, vabbè, io scrivo, ho sempre scritto e mi piace scrivere. Racconto un lavoro normale. Bravo, no, un disastro. Da che pulpito mi verrebbe da dire? Niente, ho sempre scritto e poi mi stava simpatica nonna, insomma... E quindi ho legato la scrittura a nonna ed è uscito fuori il racconto dell'Abruzzo e un po' di dialetto, un po' di... Nonna come esempio dell'abruzzesità. La nonna proprio come paradigma dell'abruzzesità e di quello che piace a me, quindi anche le cose semplici di una volta, la romagnà,
le cose piccole da raccontare magari in maniera, capito, rendendole universali in un certo senso, e forse per quello poi la gente mi è venuta dietro in un certo senso e ci divertiamo, insomma. Spaghetti, volete dire qualcosa al riguardo? Mi volete tirar fuori da questa situazione? Due cose io vorrei dire. Uno, che comunque nonostante tutto siamo arrivati fin qua, cioè nel senso siamo cresciuti nonostante. Ah, pensavo al termine di questa puntata, che l'ha presa tanto, volevo dire. Quindi, cioè, un bel traguardo per noi. La seconda, ma quella lì la bevi? Ringraziamo il nostro ottimo sponsor per questo apprezzatissimo regalo. Se possiamo darti una mano. Ora stappiamo insieme. Ora stappiamo insieme, quindi vediamo di terminare qui. Voilà! Benvenuti! Ciao a tutti! Entriamo, sì, c'entriamo. È spento, è acceso? Non lo so. Si sente. Ho detto bene performers, giusto? La pronuncia è performers. No, sto scherzando, va benissimo. Va bene. Che vuol dire? Perché vi chiamate così? Allora, noi in realtà veniamo dal mondo del musical. Siamo diplomati in un'accademia del musical, quindi la nostra aspirazione è diventare dei performer, quindi esibirci nel canto, nella danza e nella recitazione. Wow. Ci siamo un giorno incontrati e abbiamo notato che abbiamo tutti e tre delle lunghe chiome, quindi abbiamo utilizzato questo gioco di parole tra performer e perform hairs. Ho capito. Anche noi ci chiamavamo così. Esatto. Tanto tempo fa. Avrebbe funzionato anche per voi questo. Infatti stavo pensando, se tu tra qualche anno dovessi diventare calvo, ti fanno fuori. Il primo che si taglia i capelli viene eliminato dal gruppo. È giusto. Più che sta per cantare bisogna avere i capelli lunghi, questo è chiaro. Carlo Macchini, benvenuto. Ciao a tutti, grazie per avermi chiamato e ben trovati e buon pomeriggio. Ciao, come stai? Vedo innanzitutto che già sei nel tuo ambiente naturale. Sono nel mio habitat, rinchiuso in una stanzetta dove comunque passo gran parte del tempo, anche se non è proprio il mio attrezzo di punta, però con il cavallino ho trascorso diverse avventure e di là c'è il mio gioiellino, la sbarra e sì, sono, come avete immaginato, in palestra, nella mia seconda casa. C'è un personaggio politico che è il produttore più grande del mondo di immagini. Il produttore più grande di immagini? Cioè crea immagini, un fotografo che per produzione crea miliardi di foto. Un politico? Ma sì. Di che stiamo parlando? Scusa. Di Salvini. Ah, ok. Se ne è fatte parecchie, okay. Ne hanno anche fatte parecchie. C'è uno studio che personaggio dice che è questo. Ah, c'è proprio uno studio? C'è uno studio che dice che è il più grande produttore di fotografie degli ultimi anni. Io ho iniziato da ragazzino a fotografare quando... Tu sai che i ragazzini sono cattivissimi. Cioè, da ragazzini si è proprio cattivi. Quindi, quando... parlavi con gli amici, dicevi tu cosa vuoi fare? Sai, il mio papà fa questo, tu cosa vuoi fare? Il reporter. A che età? Avevo 7-8 anni, sognavo, vedevo questi documentari e sognavo di fare... Avevi già deciso. Sognavo di fare il reporter, di viaggiare per il mondo, raccontare le storie delle persone, quindi quello che succedeva. Quindi tutti i ragazzini cattivissimi, ho avuto degli amici cattivissimi. Perché cattivi? Cioè nel senso che ti prendevano in giro? Mi prendevo in giro perché... quindi mi davano quei nomignoli cattivi. Perché prendere in giro? C'è il reporter. Erano quei ragazzini che volevano fare da grande il posto fisso. Può essere il posto fisso. Quindi non riuscivano a capire il posto fisso, la stranezza. Sì. E quindi c'era quella cattiveria. Quindi... Però purtroppo soffro di perseveranza negli obiettivi. Non ti sei lasciato scoraggiare? Assolutamente no. E man mano, con non poca difficoltà, sto arrivando a documentare, a fare quello che volevo. Io non ho tempo da perdere, meglio perdere te che me. Quando soffrivo non c'eri, ora è tutto ok, mosceri. Sono qui e scrivo lettere, non riesco più a smettere. No, non posso non pensarti, fai sempre parte del mio film. Ti ho promesso di cambiare ma l'ho fatto in peggio. Anche se è tutta una merda giuro che sto meglio. Sto male con gli altri ma sto bene con me stesso. Sto prendendo il volo perché sto correndo contro vento. Prima c'eri tu a consolarmi, ora mi bastano 2 grammi, una birra con i miei compagni. Io sono bravo a cadere ma non quanto a rialzarmi. Perché solo dopo che perdi te stesso puoi rifarti. Con l'amore ho aperto gli occhi, ma è solo grazie a questa rabbia che sono cresciuto. Adesso non mi fotti, mi sono fatto tosto perché
ho preso cazzotti. Ora che non sto in silenzio, sei tu che non mi rispondi. Tempo mi ha reso forte, lei mi ha reso folle. Poi mi sono reso conto che entrambi mi ha messa le corde. Ti ho lasciata perdere come se potessi averti due volte. Adesso mi assumo le colpe come assumo queste droghe. Non ho tempo da perdere, meglio perdere te che me. Quando soffrivo non c'eri, ora è tutto ok, mo c'eri. Un grande benvenuto a Elisa Di Eusanio, benvenuta. Ciao, grazie. Ciao, come stai Elisa? Molto bene, piuttosto trafelata come ti dicevo, perché è un momento diciamo piuttosto intenso, fortunatamente, però ci siamo. Ecco, infatti Doc si è conclusa da poco, però non sei in vacanza, sei già al lavoro su qualcos'altro, giusto? Assolutamente sì, io adesso ho da poco terminato due miei progetti in teatro che sono andati molto molto bene, erano proprio due mie creature, quindi insomma sono molto orgogliosa. E ora sono di nuovo sul set perché sto lavorando per due film per il cinema, uno dopo l'altro, quindi insomma avrò un'estate di fuoco, come si suol dire, e addio vacanze. Speravo tanto di potermi regalare una pausa, invece penso che dovrò aspettare un po'. Noti qualcosa? Cioè, in alta uniforme. In alta uniforme. In alta uniforme, siete bellissimi. Un'idea di Massimo, ogni tanto gli vengono queste idee fantastiche. Però. Ah, è lui che si occupa della comunicazione, merchandising, ok. È molto molto impegnato nella vita, però trova il tempo. Ridi, perché ridi? Ma se vedete una cosa seria che subito... Ma per me la maglietta? Non l'avete portata? Ci stiamo lavorando. Ci stanno lavorando. Vabbè, cambiamo subito discorso. Intanto io voglio sempre dare una grande importanza al D'Annunzio abruzzese, alla sua anima abruzzese. D'Annunzio si è formato in questa terra, vedi, tutto quello che c'è in quella casa, in quella famosa casa, in quel suo poema di pietra che è il Vittoriale, e non si discute, il suo ultimo grande capolavoro, e tutto quello che c'è di immaginifico in quella casa, di così strabiliante, di così straordinario, è stato costruito qui. D'Annunzio è qui che si è creato. Se è vero che l'uomo, come dire, cresce e costruisce la propria personalità, le proprie ansie del proprio carattere nei primi anni di vita. La vita di D'Annunzio è stata, diciamo, la sua vita giovanile. Quindi dice segnato dalla pescarità. Assolutamente sì, dall'abruzzesità. Segnato dal rapporto, come io sostengo ormai da tempo, di tre sorelle. Cioè, quindi lui ha avuto un'educazione al femminile. Questo lo dobbiamo dire, ma con orgoglio. Perché il fatto che un uomo abbia un'educazione al femminile, cioè fatto da donne, costruito su quel mondo delle donne, che è fatto di sensibilità, di bisogni, di ansie, di paure, di aspettative molto diverse da quelle anche di un uomo. Ecco, il fatto che tutto questo sia stato D'Annunzio, tutto questo si è preparato nella sua anima, si è costruito nella sua anima, ci deve rendere molto orgogliosi di questo, perché si deve a questo la sua grande, diciamo, sensibilità da questo punto di vista, no? Non soltanto con le donne, la sua capacità di percepirne i bisogni, di capirle. Ci piace sperimentare sia l'inglese che l'italiano, quindi un po' di... Infatti proporremo un mashup quest'oggi. Un mashup speciale, poi lo capirete di cosa si tratterà, ma la cosa più bella è che cerchiamo anche di unire al genere del pop, al mondo del pop, anche il musical, perché venendo da una base anche molto teatrale, cerchiamo di interpretarle le canzoni. Vabbè, io non so legge, però... Cara Manico, tu che sei gioia dei marsi, bellante come un rosello, liscia come un vasto campo di Giove, con i tuoi atri capelli colle corvino, tu che discerni fra un monte Nerodomo e un monte Odorisio, vorrei Baciano in un'alba adriatica perché Teramo, vorrei Calascio a palmoli come un palombaro nella fossa del tuo cuore rosciano, sperando di fare pacentro. Proprio io, un po' scoppito, cortino, diciamo altino, dai, non proprio un'aquila. Io che faccio moscufo e tutti mi lanciano a bomba pescina in faccia. Purtroppo tu mi consideri un tossicia, una valle castellana senza castelli, un filetto di lama dei peligni, un grave tortoreto, uno col fallo mociano. Mi consideri Morino. Bisegna queste parole, spero ti picciano, e se non le sapevi, ora salle. Non dire mai ce pagatti se non ce l'hai nel trasacco. Chi nasce quadri, a volte muore cerchio. Potrei prepararti delle penne alla bolognano, bisenti l'aria,
oppure raccoglierti una scafa di Castel Castagna con qualche perano. Chiedi tutto quello che vuoi, qualcosa di Montefino, di Castellalto, sempre contro guerra. In fondo sono campo tosto, non sarò mai penna d'omo, pescara mia. Nei vicoli d'una vita lentella io aspetto che almeno torni in parte. La tessa non mi spaventa, non mi scanno, non mi taglia cozzo, al massimo qualche frattura. Cagnano i tempi e canzano i popoli, canzano, ma di una cosa sono Martin sicuro, un giorno sarò San Salvo, perché non si può restare casoli nei pratola di un poggio fiorito. Arriverà il giorno di Vittorito in cui corropoli insieme, non costringermi ad un rapino. Addio, cara pelle Giulianova, sperando che ancora campli tollo il disturbo. Fra gli schiavi d'Abruzzo tuoi per sempre, Gino. È stato candidato 5 volte ai David di Donatello, ne ha vinti 2. Il primo nel 2017 con Veloce come il vento di Matteo Rovere, il secondo proprio quest'anno con Freaks Out di Gabriele Mainetti. Signore e signori, Michele D'Attanasio. Ciao Michele, buonasera, mi senti? Ciao, sì sì, ti sento, ciao, ciao, un saluto a tutti. Dove ti trovi? Tu vivi a Roma? Sì, guarda, sì sì sì, sono in realtà vivo tra Roma e Fermo. Fermo, che è il paese della mia compagna, ci siamo ritrasferiti lì perché abbiamo un bimbo piccolo. C'è un sassolino dalla scarpa che vorresti levarti nel corso della tua carriera, un genere cinematografico oppure un attore con cui lavorare, non so, un qualcosa che tu dici quanto mi piacerebbe un giorno fare questa cosa qui? È impossibile, quindi lo dico lo stesso, mi piacerebbe tantissimo lavorare anche solo per 10 secondi con Sofia Loren. Ah. Mi sarebbe piaciuto anche con Mastroianni, però Mastroianni ovviamente non c'è più, però con Sofia Loren anche solo un 10 secondi, una comparsa, un po' quei cameo alla Hitchcock che cammina sullo sfondo. Mi piacerebbe tanto perché comunque è la storia del cinema, è la storia del cinema che porta anche l'Italia tra i grandi paesi. Cosa che oggi purtroppo, a parte i sorrentini occasionali di turno, non c'è più. Shin Ka Shin. Shin Ka Shin. Giracci. No. Giraffa. No. Genealogia. Shin troppi Ka tentativi. Shin. Geriatria. No, no, troppi tentativi, troppi. Troppi tentativi. No. A questo punto è... ragazzi. Non è un insulto, è solamente una parola che è la tua. Mammete. 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 No. Mammete. Mammete. Comunque, che momenti altri. Mamma mia, questa è Mammete. Wafer. Wafer. Wafer, quasi. Mammete. Allora adesso ti metto in difficoltà, ti faccio una domanda un po' bastardella, consentimi. Qual è il posto più bello che hai visto in Abruzzo? Vabbè, questo non si può dire. Vabbè, bello... Vabbè, per motivi personali ovviamente, qui la suspense cresce. No, vabbè, dividiamo fra oggettivo e soggettivo. Bello oggettivamente è una banalità, però secondo me Rocca Calascio la sento. Non lo volevo dire perché è proprio banale, però è un po' diventare... Oggettivamente quando sali sopra vedi tutto intorno, però, quel castello, è pazzesco. È bellissimo. Soggettivamente dico Martin Sicuro perché non sa caga nicuna. Ed è il tuo paese di origine. Perfetto. Quindi grande rispetto per il posto meno cagato d'Italia, forse. Perché Abruzzo non ci considerano Abruzzo, le Marche siamo in Abruzzo e quindi siamo nel... Te la senti un po' quella cosa di... Di cittadino da confine, che non è né da un lato né dall'altro. Sì, quindi io pensavo di cambiare nome alla pagina, però se ci pensi, alla fine sono fuori sede anche in Abruzzo, a Martinsicuro volendo, quindi mi piace.
A me piace Martin Sicuro, tra l'altro è antichissima, Castin Trentino, boh, non voglio fare pubblicità a Martin Sicuro, però è bella, abbiamo tanta roba bella. Ecco. Ci fermiamo un pochino per un po' di pubblicità, tra poco di nuovo qui su Vision Air con altri tanti ospiti, a tra poco! Prossimo ospite è un cantautore pugliese, originario della provincia di Taranto. Si presentò per la prima volta al grande pubblico nel 2009, partecipando ad Amici di Maria De Filippi. Arrivò terzo, vinse il premio della critica e di lì poi vinse numerosi dischi di platino, ha solcato i palcoscenici più importanti, dall'Arena di Verona all'Ariston e a Sanremo. Nel 2012 era accompagnato da Lucio Dalla, Dalla che, quando si trattava di riconoscere talenti dagli stadio a Samuele Bersani, raramente si sbagliava. Signore e signori, Pier Davide Carone. Ciao Pier Davide. Ciao. Ciao, buonasera, ciao e benvenuto. Grazie. Come stai? Grazie. Benissimo, benissimo, grazie. Un po' accaldato, però beh. ti capisco molto bene. Dove ti trovi? A Milano? Sì, sì, sono a casa mia a Milano e devo dire che c'è un caldo torrido in questi giorni proprio. E qui ti assicuro che non va meglio. E a proposito, ma lo conosci l'Abruzzo? Ci sei mai stato? Sì, 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 ci sono stato anche da poco, perché ho suonato presso l'auditorium della facoltà universitaria di Chieti. Ah, e che ne pensi di questa terra? Se vuoi dire qualcosa, ovviamente non potrei dire male perché sei collegato con un emittente abruzzese. Beh, però. Giustamente. No, in realtà mi piace molto perché, non lo so, l'ho trovata molto in fermento anche culturalmente, insomma, capita, ma non è così usuale, no, di andare a suonare magari negli auditorium universitari. E il fatto che sia successo a Chieti dà la dimensione magari di quanto l'Abruzzo sia in questo momento, insomma, prosperoso dal punto di vista culturale. Signore e signori, Mirko Anna. Ho vinto quando ho cominciato a capire che non è importante chi cammina al tuo fianco, l'importante è camminare, l'importante è andare avanti. Quando ho cominciato a camminare da solo, soprattutto. Tante volte stiamo male, sto male per determinate situazioni, per delle incomprensioni con qualcuno, è una cosa normalissima. Però mi dicevo sempre, continua, vai, non te ne importare. Alcune volte dicevo, ma perché se io mi comporto bene con te, te non riesci a comportarti bene con me? E ci soffrivo, ci stavo malissimo. Poi ho cominciato a capire che alla fine ognuno fa quello che vuole. Io non posso cambiare nessuno, non posso cambiare le persone contro voglia. Quindi ho cominciato a pensare a me, pensare tutto quanto per me. Ma state sicuri che se sento vulnerabile la mia parte e se mi sento non preso in giro, ma come dire, sotto torchio o comunque la mia tranquillità viene meno, allora me ne vado, chiudo la porta e non mi vedi più. Ho vinto quando ho cominciato a capire che posso essere grato a me stesso. Ho vinto quando un amico mi dice sono fortunato ad averti. Ho vinto tutte le volte che faccio qualcosa che mi piace, come in questo caso. Sul corpo ho tatuato una frase che recita non mi avete fatto niente, la uso come talismano contro chi vuole farmi del male. Ho vinto. Grazie. Under the Water, voglio subito parlare di questo corto che tra l'altro ho visto poco fa e mi è piaciuto tantissimo, lo dico non perché sei qui, altrimenti non lo direi. E per il quale tu sei andato a Nairobi, giusto? Come nasce questo lavoro?
questo lavoro è una storia molto particolare. Io stavo studiando a San Francisco e durante un progetto per l'università stavo girando questo documentario per i senza tetto della città. E lì tutti i senza tetto chiaramente sono persone poco felici, tutte triste, tutti tristi, tutti col muso. E c'era questo barbone in particolare che mi aveva colpito per la sua felicità, il suo sorriso, e si contraddistingueva. E quindi così parlandoci a San Francisco, parlandoci, lui mi ha detto che non dovevo stupirmi perché le persone del suo paese erano fiere di questa loro particolarità. Mi ha detto: tu di dove sei? Italia. Quindi come tu sei fiero della pasta e della pizza, noi siamo fieri di questa nostra particolarità. E mi ha impressionato tanto questa storia. Cioè del mantenere sempre il sorriso. Esatto, che ho detto: perché non andare a visitare questo posto? Ah, perché lui era di Nairobi? Lui era kenyota, sì. Kenyota. Quindi tu hai fatto le valigie, hai preso la tua telecamera e sei andato in Africa. Esatto. Spesso la differenza tra una persona normale e uno che ci prova a tutti i costi si vede nei momenti di difficoltà. Quando uno nel momento di difficoltà si siede, si mette a piangere, si vede che subisce un pochino. Chi invece la vita se la gode appieno e vuole tirare sempre fuori il meglio, lo trova il modo di vedere quella catastrofe con una visione positiva. Prima ti ho visto entrare, avevi qualcosa con te? Sì, un libro. Ce lo fai vedere? Sì, come no. Di cosa si tratta? È la tua ultima fatica questa? Sì, è un lavoro pubblicato da poco tramite l'editore Crowdbooks, una casa editrice fotografica. È un lavoro sull'assistenza sessuale per persone disabili che tu hai ben presentato prima. Love Givers, sì. Ed è frutto di un premio dedicato al fotografo Nicola Pagnanelli che ho vinto poco tempo fa. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Don't know it to prove it, maybe I'm blind. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Look in the mirror and what do you see? Do you see clearer or are you deceived in what you believe? I'm only human after all. Human after all, don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Ho passato tutta l'infanzia a disegnare, costruire, plasmare. Questa cosa è continuata nell'età, diciamo, adolescenziale. Poi a un certo punto, senza decidere in maniera così perentoria, mi sono iscritto all'Accademia di Belle Arti, senza fare la riunione di famiglia. Mi sono iscritto. Ed è stata una scelta condivisa dalla tua famiglia? Non mi ricordo neanche se gliel'ho detto, mi ero iscritto a Bologna, appunto all'Accademia, e lì è diventata una cosa sempre più importante, perché l'Accademia, almeno quell'epoca, era una scuola dove potevi fare un quadro di 3 metri, insomma discutere tutto il giorno della cosa che mi interessava, che era l'arte. Quindi quella è stata, diciamo, è stato il periodo in cui mi sono accorto che avrei fatto quello, cioè durante l'università, che in questo caso si chiama Accademia. Ti volevo chiedere subito di questi David di Donatello, innanzitutto ce li hai lì? Sì, guarda, sono questi due, sono un po' sovraesposti. Ora li prendo, aspetta. Aspetta che non sento. Wow! Ma pesano? Eccoci qua.
pesano? C'è da dire, la sì, pesano, poi se vedi, non so se noti, però hanno fatto un restyling, perché questo qui è quello vecchio, che è un po' più piccolo del nuovo, ma è un restyling che hanno fatto quest'anno. Poi anche l'altra cosa che è cambiata è che quando te lo davano la volta scorsa c'era scritto miglior autore della fotografia e poi tu dopo ti aggiungevano il nome. Mentre invece quest'anno, vedi, non c'è ancora nulla, perché probabilmente ti daranno già la targhetta giusta, cioè c'è poi l'orafo che ti dà direttamente la targhetta giusta. Però invece le volte scorse ti davano, c'era scritto miglior autore di fotografia, però non c'era scritto né il film, né, e quindi questa è stata aggiunta, aspetta che ce l'ho qua la camera, vedi, Michele D'Attanasio è stato aggiunto dopo, quindi la prima parte me l'hanno data così. Invece probabilmente ora per farla una sola volta te la danno così, e ora poi mi chiameranno e metteranno l'etichetta col mio nome e il film. Ma te l'aspettavi un po' questo bis? Ma allora, ero contento del lavoro che avevo fatto, quindi sapevo che aveva delle buone possibilità, pensavo. Poi sicuramente, ti dico, il lavoro che aveva fatto Daria su È stata la mano di Dio, sapevo che era un ottimo lavoro, sapevo che era piaciuto molto anche all'estero, e quindi nonostante poi è una collega che stimo, un'amica eccetera, però chiaramente temevo il fatto che sapevo che era lei la mia concorrente più agguerrita, quindi sono stato un ex aequo. Sì, no, infatti poi sai, l'ex aequo è come, no, c'è stato ora ai mondiali, tornando all'atletica leggera, è stato ai mondiali, è stato l'ex aequo col salto in alto, no? Esatto, alle ultime Olimpiadi. Esatto, e sì, scusa, alle Olimpiadi, non ai mondiali. E ci sta, cioè, fin quando no, lo vinci ci sta, è chiaro che se non fosse stato un ex aequo e avesse vinto Daria, chiaramente insomma ci sarei rimasto male, ma non perché lei non è stata brava, perché comunque sono, diciamo, ho uno spirito agonistico ma sano, ecco, non è che sono contento se agli altri va male, però chiaramente sapevo di avere delle buone possibilità, perché ero anche contento. Bello vedersi riconosciuto il valore, certo, del proprio assolutamente lavoro. Peccato che non esistono più i telegatti, sennò qui staremmo pieni. Ah, esatto. E la tua collaborazione invece con Michele Placido come nasce? Voi insieme avete portato proprio D'Annunzio dell'Eleonora Duse a teatro. Tante volte, ma non soltanto una volta. E tante volte devo dire che insomma Michele mi onora con la sua presenza vicino ed è molto contento di stare insieme a me a fare questo spettacolo che io ho costruito. Perché intorno. Lui è anche un appassionato. È assolutamente un appassionato, un conoscitore di D'Annunzio, lo legge anche molto bene, anche se io in questo spettacolo faccio un pezzo in dialetto, perché D'Annunzio ha voluto che la figlia di Iorio tornasse alla sua lingua originaria, quindi lo ha fatto, diciamo, tradurre, l'ha fatto tradurre in dialetto, ed io faccio un monologo in dialetto. E lui me lo invidia molto, dice tutte perché le volte. Non essendo abruzzese. No, dice non è possibile, mi vinci su questa cosa, sei più brava tu. Ed è molto, molto simpatico, molto caro, un ragazzo, una persona molto generosa, gli voglio molto bene. Wino è il tuo nome d'arte? Wino è il mio nome d'arte. Wino viene. Innanzitutto il tuo vero nome qual è? Allora, il mio vero nome è Jan Carlo Telus di Genova. Ok. Ok. Quindi è facile da ricordare. Facile da ricordare, ma sicuramente più semplice è Wino. Perché Wino? Perché in realtà questa idea nasce dall'idea di quattro amici in un'osteria con al centro una bottiglia di vino che fanno quattro chiacchiere e si divertono. Quindi questa idea, questa metafora della vita l'ho voluta ridurre all'uno con questo Wino. E quindi sostituendo la V con la U. Grazie, mi piace il vino, anche a me. Ci piace a tutti, abbiamo anche decorato lo studio con un po' di vino. Ne approfitto per mostrare ai nostri telespettatori quello che tu sei in grado di fare, perché è davvero strabiliante, e poi ti chiedo un altro paio di cose. Ciao a tutti, sono Carlo Macchini e ho appena vinto una medaglia d'oro alla sbarra in Coppa del Mondo qui al Cairo.
Wow, abbiamo appena visto quello che sai fare, io già avevo visto qualcosa, è davvero da brividi, ma non è pericoloso? I tuoi non ti dicono mai, Carlo, ma che fai? Diciamo che anche mamma e i miei hanno fatto un bel lavoro in questi anni per cercare di vivere queste gare più serenamente e hanno veramente fatto un bel lavoro. Ti devo dire la verità, la sbarra è uno degli attrezzi più temuti e più accusati dalla paura dei ginnasti, nel senso che è un attrezzo piuttosto pauroso e probabilmente è il mio punto di forza, nel senso che io sulla sbarra mi diverto proprio, mi piace, più la cosa è pericolosa e più io sono contento, cosa che tendenzialmente va in direzione opposta con il volere degli altri. Chissà, forse anche per questo che me la cavo così, così bene. Sì. Sei un po' matto, insomma, grande, ci matto, piace. Esatto, esatto, quando mi dicono matto per me è un super complimento e spesso succede, sì. Fondamentalmente non ho mai guadagnato con la pagina, ho sempre rifiutato. Non sono un influencer, ecco, tu mi hai definito influencer offendendomi, perché non ho mai fatto pubblicità. Però ho messo subito le mani avanti. No, vabbè, anche poeta mi ha offeso, perché poi... in ogni caso... sì, scrivo per un giornale, poi ogni tanto mi chiedono di scrivere anche per altre persone magari e quindi sì, vorrei scrivere in un certo senso, poi ci sono altri lavori che sto facendo, tiriamo a cambà come si dice, perché non è manco facile, nonostante i numeri e tutto, poi quando si parla di soldi... Però è anche un bel impegno perché bisogna starci dietro, con una certa assiduità. Sì, ma infatti sono andato fuori corso, tutte cose, perché... è stato un lavoro non retribuito per anni, ultimamente posto anche di meno e spesso non rispondo magari a tutte le persone che mi scrivono perché è impossibile, molti mi dicono lo staff, poi voglio parlare lo staff, so io e dico, cioè, parliamo con lo staff. Fotografo bravissimo, come te, che ha vinto premi, eccetera, non ha mai fatto la foto. Vogliamo rimediare? Vogliamo rimediare. Io per te una sorpresa. Sì. Vai, sono pronto a tutto. Abbracciami stasera, domani è troppo tardi, ritornerà il tuo uomo, o gli avanzi dei suoi sguardi non fanno più la strada percorsa dai tuoi occhi, che quando son felici è il paese dei balocchi. Somigliano alla vita, somigliano all'amore, e quando sono pieni come luna il suo chiarore, illuminano il vento, cancellano ogni pianto. Abbracciami stasera e sarò santo come te. Come te, che sei l'unica per me, non ce n'è un'altra come te, come te, che sei l'unica che c'è, malgrado le apparenze. Abbracciami stanotte, come non si dovrebbe, non è solo paura se ti tremano le gambe. Paura poi di cosa? Di essere scoperta da un uomo e dal suo orgoglio, solo dei due importa. Ma ti saprò proteggere da tutta la sua rabbia. Ma esci dalla gabbia e vola come vola una come te, che sei l'unica per me. Non ce n'è un'altra come te, che sei l'unica che c'è, malgrado le apparenze, malgrado le distanze, le prime da salvare, le seconde da tenere, ma dammi una ragione, sì, ma una che sia vera, e che sia vera come te, come te, che sei l'unica per me, non ce n'è un'altra come te, che sei l'unica che c'è, sarò sincero come te, che sei verità per me, non ce n'è un'altra come te, e perché,
tu sei l'unica che c'è, malgrado le apparenze. Malgrado le apparenze. Wow, fantastico. Grazie. Fantastico, ti ringrazio davvero per questo regalo che ci hai fatto, anche perché in via telematica, collegati via Zoom, a cantarci una canzone, davvero grazie. Grazie, grazie a te, grazie dell'invito. Allora ti aspettiamo in Abruzzo. Assolutamente, infatti spero che a breve possa annunciare qualche data in Abruzzo, perché insomma, mi farebbe molto piacere tornare lì, così qualcuno magari mi prepara anche degli arrosticini, vai. Per Davide Carone, signore e signori, grazie. Alla prossima, ciao. E allora ti faccio aspettare un altro pochino, perché ci fermiamo davvero per pochissimi minuti e poi sentiamo anche gli spaghetti. A tra poco. Well, God, you make some hateful. Still 36, and her hair and legs on the rock. Rock, roll the show, we on the rock. Rock, roll the show, we on the rock. Rock, roll the show, we on the rock. It's young tonight. Atleticissimi spaghetti rock and roll! Grandi ragazzi, grandi! Grazie. Grandi! Meno male che guarda, poi che c'era la pubblicità in mezzo, se no non capivo dove finiva Morricone, dove iniziavano le spaghetti. È vero. Una linea sottile. No, scherzo, siete grandi come sempre, chiamateli a suonare sti ragazzi, molestateli per venire a suonare ai vostri eventi, perché sono fortissimi. Ce la faresti una foto mentre reggiamo la Torre di Pisa, per favore? Cioè, in prospettiva? Assolutamente sì. Difficile, ci provo. Noi donne siamo state veramente penalizzate per tantissimi anni. Alla direzione non ne parliamo. Per quello che riguarda la recitazione siamo state assolutamente vittime di stereotipi di genere e di anche di, insomma, di proprio stereotipi culturali e fisici, per cui abbiamo fatto veramente tanta fatica. Adesso fortunatamente sempre. Ma credi che l'Italia sia indietro rispetto ad altri paesi, o è una cosa che riguarda un po' tutti questa No, accenna? L'Italia è abbastanza indietro, infatti noi ci stiamo adesso adeguando, come sempre facciamo, quando poi l'esempio che arriva dall'estero è talmente forte, talmente prepotente, anche grazie comunque all'arrivo delle piattaforme, all'utilizzo di tantissime possibilità oggi nuove di fruizione, che anche lo stesso pubblico si rende conto che
esistono straordinarie artiste non imbrigliate nello stereotipo che magari sono molto più efficaci. Quindi fortunatamente l'Italia poi lentamente si adegua alle nuove proposte, ma questo consente anche alle nostre storie di avere molti più colori, di avere più personaggi, perché certo. È anche per noi donne, insomma, è abbastanza avvilente vederci prigioniere di uno stereotipo che ci vuole tutti e tutte magre, tutte uguali, tutte con gli occhi azzurri, e, insomma, è abbastanza limitante proprio per la creatività. E quindi adesso c'è proprio Netflix, se non sbaglio, ha proprio imposto un certo tipo di divisione equa, no, dei lavori. Quindi è proprio una policy aziendale. Sì, sì, si richiedono proprio un certo tipo di progetti firmati dalle donne con un certo numero di attrici. Come le quote rosa in politica, praticamente. Esatto. Mazzate, ma 100 non si dice, un centesimo non si scommette. Danno i numeri gli spaghetti rock and roll, dopo questo numero di puntate ci sta. Ma c'è una bottiglia in meno, vedo. Tu sei giovanissimo, quanti anni hai? 21 anni. 21 anni. Sì, sì. Non proprio pochi. Ti è uscito un lamento di invidia per caso? No, l'ho sbattuto. Com'è scrivere non per te stesso ma per un altro interprete? Ma in realtà io quando scrivo e basta, cioè non è che mi prefiggo un obiettivo. Poi magari nel momento in cui ho scritto una canzone mi rendo subito conto se mi sta bene addosso o se magari pur essendo una bella canzone ce la sento magari con un'altra voce, con un altro fisico. E quindi nel caso di Per tutte le volte che, secondo me si è incastrato tutto alla perfezione, perché il pezzo era giusto per chi l'ha cantato, nel contesto in cui l'ha cantato, quindi insomma è nata poi una bella magia. Ma quindi è nata proprio con l'intenzione di regalarla a Valerio, oppure sono tue canzoni che poi tieni nel cassetto e doni quando reputi opportuno? No, infatti io in realtà non c'entro molto con la decisione, quella è stata una visione di Maria, che ha avuto anche ragione, devo dire la verità, perché io la canzone l'avevo scritta, sì, quella canzone l'avevo scritta ancora prima di, cioè all'epoca lavoravo ancora come casellante in autostrada, insomma, e la musica non mi dava da vivere, quindi era prima di tutto quello che poi sarebbe accaduto, per cui io mi portai dietro una serie di canzoni, tra cui c'era anche Per tutte le volte che, e lei mi disse: ma Valerio deve fare Sanremo, che ne dici se tu gli dessi questa canzone? E in effetti ha avuto ragione lei, perché poi è stato un successo importante per lui e poi di conseguenza anche per me. Perché, caro Pirandello, avevi torto su cosa? Perché dovevamo trovare un modo originale per raccontare Città Sant'Angelo, volevo evitare le solite riprese fatte col drone, riprese da terra, il solito vecchietto che ti racconta una frase nella sua dialettica, e studiando appunto il paese Pirandello venne a Città Sant'Angelo per far fare gli esami di Stato, soltanto che venne e non si trovò bene, vuoi magari per la rivalità con D'Annunzio, vuoi perché magari non c'era l'acqua, non lo sappiamo il perché, ma ne parlo, si trovò talmente male che realizzò una novella che potete cercare facilmente anche online, che si chiama Notte. E lui appunto definisce le persone di Città Sant'Angelo. Il trip advisor dell'epoca. Il trip advisor dell'epoca. Innanzitutto tanti auguri a tutte e due, perché voi oltre che una coppia sul palco siete una coppia anche nella vita. E siete in dolce attesa. Siete in dolce attesa, quindi sì. Tanti tanti auguri all'ottavo mese. Mi anche io, Ma che bello. Mese sei, Massimo? Quarto. Ok. E voglio chiedere a te, com'è suonare insieme, essere una coppia non solo nella vita, ma doversi mettere anche d'accordo nel fare uno spettacolo? No, per me è bellissimo. Penso che sia proprio proprio l'esperienza più bella che puoi fare con il tuo compagno. Vivere non solo la quotidianità a casa, ma anche le proprie passioni. Quindi condividi i tuoi stessi gusti musicali? Sì. Lucio Dalla anch'io lo ascoltavo da bambina con mia nonna, con mio nonno, e i Blink un po' di meno forse. Quella roba però... più da maschietti. No, dai, però scherzo. No, comunque sì, diciamo che andiamo d'accordo anche molto sotto questo punto di vista, anche sui generi musicali, ci ispiriamo, poi io insegno danza, quindi wow. Anche le sue
insomma, le sue influenze musicali mi hanno influenzato poi a me come, come insegnante, come tipo di musica che ascolto. A Pescara sempre, insieme. Sì, adesso ovviamente sono ferma. Però sì, però insegniamo. Certo. Io invece a ballare sembro un cavallo, ma... Ok. Vabbè, io ho inventato poche cose nella vita, però mi vanto di aver inventato intoscibile come verbo. Tra l'altro ci fu anche una mezza... un tentativo di contattare l'Accademia della Crusca, che ebbe una discreta risonanza, però una risonanza che non arrivò alla Crusca perché non mi hanno mai risposto. Ecco, perché tu hai coniato questo termine che ci spiegavi prima, tipo discutibile sarebbe. Sì, discutibile, ma con un'accezione che in italiano non ci sta, quindi io proponevo di inserirla nel dizionario, ma la Crusca... E non ti è mai giunta risposta? Vabbè, mo perché deve cagare a me la Crusca? ci avranno altri problemi. Io sono autodidatta, però ho sempre avuto dei direttori della fotografia con i quali mi sono confrontato e molti sono stati dei mostri sacri, tra cui Rotunno, no? Direttore della fotografia, anche candidato all'Oscar, che ha lavorato con tutti i grandi, Fellini, Visconti, eccetera, e ho raggiunto Rotunno per il numero di David. Poi c'è da dire però che Rotunno, quando lavorava lui, il David della fotografia è stato istituito nell'ultimo periodo della sua carriera, chiaramente, perché sennò ne avrebbe vinti di più. Però nonostante questo, che lo so, che non ho fatto quello che ha fatto Rotunno, assolutamente no, però già avere lo stesso numero di David che ha preso lui, insomma, già questa cosa mi fa piacere, ecco. Tanto diamo la colpa al telefono. Allora, come riniziamo? Tutti, chi è che la regge? Mi metto a reggerla io e poi chiamo loro ad aiutarmi. Ok. Allora tu ti devi mettere... Dobbiamo girarci un po' perché incentriamo a destra dopo? No, possiamo farla, però tu ti devi mettere praticamente... Cioè se ti metti qua impalli lui. Sì. Capito? Ma mi metto qua e poi ci mettiamo tipo trenino. E poi loro tre si mettono così a sinistra, in modo che, capito... Perché è piccola. Guarda, ti faccio vedere intanto. Mettiti così. Allora adesso devi andare più giù. E più verso di loro. Attento. Ancora. Allunga le braccia. Fermo. Allunga la mano sinistra. No. Sì. Jimmy Yates, il tuo vero nome è Gianmarco. Sì. E Jimmy Yates che vuol dire? È tipo qualcosa che mi rimane da quando ero un po' più giovane, tipo ero delle passioni particolari per certi tipi di artisti che non erano magari troppo musicisti o comunque legati al mondo della musica. Poi col tempo è rimasto lì e non so, vorremmo andare nel... Quindi richiamo una passione... Una passione adolescenziale verso un artista... Che artista è, perdono? Ma si chiamava Jenna Hayes. Jenna Hayes? Non la conosco, tu conosci? Ci chiamiamo Spaghetti Rock and Roll, capite? Dove abbiamo sbagliato, no? Non abbiamo appunto gli spaghetti, ma... Sono tipo le ispirazioni che ti portano poi in una carriera in particolare. Ma non mi sembra una scrittrice, però. Vado in spieghiamo perché io sono andato... L'esperto è Massimo, purtroppo questa sera non c'è, di solito... Li telefoniamo. No, ma spieghiamo perché ci abbiamo fatto confusione, la partita appena iniziata, diciamo, la puntata, prima che cambino canale, di che stiamo parlando? È un'artista poliedrica, molto, diciamo, bella, venente, ha fatto un bel po' di film, per adulti principalmente. Fa la pornostar. Sì, esatto. C'era un progetto che mi incuriosiva tantissimo, fondato a Gino Strada, in cui le università, scusate, gli specializzandi universitari potevano prendere dei crediti formativi per chiudere la propria specializzazione collaborando in territori di guerra con organizzazioni non governative. Era un rapporto fra Emergency e le università italiane. E io proposi un progetto di seguire un ragazzo che veniva selezionato per andare a chiudere la propria specializzazione in un territorio di guerra gestito da Emergency, e capitai con questo Davide Luppi, che saluto, adesso è un mio grande amico, e seguì la storia di questo primo specializzando italiano che andò nell'ospedale di Kabul per terminare i propri percorsi di studi.
Ok. In fondo lo sa che ti penserà, baby non ti parla di me neanche Shaggy Show. Il mio letto è pieno ancora di tue oscurità, dai rimani un po', dai rimani un po'. Yeah, in fondo lo sa che ti penserà, baby non ti parla di me neanche Shaggy Show. Il mio letto è pieno ancora di tue oscurità, dai rimani un po', dai rimani un po'. Yeah. Mi scrivi, mi manchi, ma entrambi sappiamo che dentro al tuo cuore c'è soltanto sesso. Ma pure distanti pensiamo a quell'anno ripieno di atti rinchiusi in quel cesso. Ma adesso è diverso, la vita mi ha messo sul palmo matita e quaderno. Per questo ritengo che il fatto mi ha dato il sostegno. Beh, stronza, stavolta lo tengo. Volo con 200 scazzi, poi mi giro e vago incontro a quei tuoi finti schiaffi. Ma che fa, mi abbracci, mi scanso perché so che tanto sono i tuoi truccacci. Ma intanto fuori c'è un tempaccio ed ora mi rimpiangi. Vivo di Rex, scrivi chi è, dico chi è il meglio di me. Se non lo trovi davanti al ginsengo, libro di scritto dal mito Chopin. Metto il gilet sulla moquette, poi della sabbia come Monet. Parliamo da un'ora strafatti di roba col clima che canta. In fondo lo so che ti penserò, baby non ti parla di me neanche Shaggy Show. In questo momento in effetti viaggio su due binari paralleli, perché ho ricominciato finalmente a fare delle tournée vere e proprie, perché negli ultimi due anni, per tutti i motivi che sappiamo, si è suonato un po' a morsi e bocconi, e poi spesso da solo, chitarra e voce, che va bene, è una soluzione, però chiaramente poi è anche un po' triste. Cioè, secondo me la musica è ancora un'attività sociale, e quindi è bello farlo in collettività. Per cui sono partito con la tournée qualche giorno fa da Massa Lombarda, in provincia di Ravenna, e tra l'altro questa tournée avrà diverse diramazioni, nel senso che ci sarà la parte un pochettino più tradizionale, che è quella che ho fatto sempre con la mia band, il Casa Tour, dove accosterò alle canzoni vecchie le canzoni del nuovo disco, anche perché non ho avuto finora mai l'opportunità di portarlo in giro, visto che è uscito l'anno scorso, però di possibilità poi di portarlo fuori ce n'erano veramente poche. Quest'anno ce ne sono di più, quindi lo farò. E poi in parallelo c'è questo progetto molto bello che si chiama Dalla Orchestra Carone, dove, parafrasando un disco molto importante dall'America Caruso, esatto, dall'America Caruso, parafrasando quel disco lì, io suonerò con un'orchestra di 60 elementi diretta dal maestro Quadrini. Wow. Le canzoni più belle, più significative di Lucio Dalla, che è una cosa che non ho mai fatto, anche perché ho sempre cercato di trattare con rispetto e pudore il mio rapporto con Lucio e in generale la sua musica straordinaria. Però quest'anno, che nell'occasione del decimo anniversario, sono... Beh, più che altro quest'anno sono stato tirato dentro una serie di cose, dalle trasmissioni Rai che lo ricordavano a una serie di tributi, per cui è arrivata anche questa. Perché è decennale quest'anno, no? Sì, è il decennale della scomparsa, anche il decennale da Nanni, per cui chiaramente sono stato coinvolto. A un certo punto ho detto, beh, quando mi ricapita di suonare con un'orchestra di 60 elementi delle canzoni meravigliose come quelle di Lucio, per cui ho detto, va bene, a questa cosa mi sento di poter dire di sì. Come mai? Perché Morricone è il mio compositore preferito. Quando se ne andò ci rimasi veramente male, specie perché sarei dovuto andare a vedere il suo ultimo concerto con mio padre, soltanto che la mattina del concerto, siccome era gratuito, non avevo voglia di farmi 5 ore di macchina per andare a Firenze, alzarmi alle 6. Ho detto, vabbè, dai, tanto mo ricapiterà un'altra occasione. Questa occasione non c'è stata più. E ho detto, voglio fare un qualcosa per omaggiarlo. Allora ho preso un pianista di Silvi che si chiama Marcos Marcelli. È molto bravo. Molto bravo, e abbiamo deciso di omaggiarlo dal tramonto all'alba. Nel settembre del 2000, quindi 22 anni fa, avevo appena 4 anni, avevo un'energia, nel senso che era un terremoto, un'energia di quel tipo, un po' disordinata. I miei non sapevano più come fare, mi hanno buttato in palestra. Speriamo che si sfoga lì. Esatto.
con risultati scarsi, perché comunque rimanevo un terremoto a casa. Però devo dire la verità che dal settembre del 2000 ad oggi io non ho mai cambiato sport. Ho avuto magari dei momenti in cui pensavo di lasciare, ok, ma non ho mai fatto altro sport al di fuori della ginnastica, e devo dire la verità, appunto, penso di essere stato molto fortunato, perché al primo colpo mi hanno portato nel posto che poi è diventata la mia seconda casa. E mi sento un po' straniero, uno stronzo quando bevo, oggi Pescara sembra Dublino. C'è l'odore di sale e distrazione, e nel vento il sapore del vino. E mi perdo tra le case costruite dentro Ikea, ripensando a lei, a quell'odore di cera. Tra le stanze c'è una madre e un figlio che a suo padre lui non guarda, perché è vuoto e forse ha già bevuto. E mi sento più leggero tra nebbia e Virgin Radio, l'antidoto e il veleno. Nell'aria c'è l'odore di brodo di cardone, di vergogna e tradizione. E mi perdo tra le case costruite dentro Ikea, ripensando a lei, a quell'odore di cera. Tra le stanze c'è una madre e un figlio che a suo padre lui non parla, perché è solo e forse già bevuto. Sono stati dei momenti in cui hai avuto paura? Allora, sì, che comunque la paura fa parte dell'essere umano, quindi non aver paura è da incoscienti. Perché fondamentalmente il momento in cui suona un allarme, bombardamento, una sirena, la contraerea, un missile o quant'altro, fondamentalmente non possiamo sapere se realmente arriverà lì o nelle vicinanze. C'è un allarme, quindi bisogna recarsi tutti quanti questa sirena. Rifugio. Tutti vanno nei rifugi sotterranei, quindi in tacito silenzio si va nei rifugi aspettando che sia nuovamente attivata la sirena che dà la fine dell'allarme. Ormai lo sanno tutti, per chi mi conosce, che conosce la mia storia, insomma, io sono nata dalla mamma che avevo, per cui per me è stato veramente naturale entrare nel mondo dell'arte da quando ero proprio bambina. Io non mi sono mai posta il problema. Io sono figlia di Mariella Converti, che comunque è stata per Teramo una figura molto importante. Lei aveva una scuola di teatro danza, che era una coreografa, ha formato generazioni e generazioni di ragazzine, di bambine, di ragazze, e tra quelle bambine c'ero anch'io, e poi mamma me la portavo anche a casa, e lei era una giocherellona. Attraverso proprio il linguaggio artistico io sono cresciuta con lei, era il nostro modo di giocare, no? Per cui per me proprio la scelta non ho neanche riflettuto. È stato poi Silvio Araclio che mi ha dato un consiglio importante, nel senso che io avevo questo talento molto esuberante, e ci consigliò di seguire l'accademia per avere una formazione un attimo seria, un po' più educata rispetto alla mia indole, che era totalmente selvaggia. Non ti è mai capitato di avere degli hater? Ma no, perché mi devi odiare? Cioè, non guadagno una lira, scrivo solo roba per ridere, non mi pubblicizzo manco io, parlo sempre degli altri, cerco anche spesso di diffondere iniziative belle, non solo per l'Abruzzo, ma anche magari per delle persone che meritano. Ragazzi, datemela una mano, per favore, perché qui bisogna sorreggere il peso della storia. Eccoci. Ma non la storia di Pisa, la storia che stiamo facendo noi in questo momento. Faremo la storia. Allora, vai. Ok, poco più avanti, Giuseppe. Poco, così, vai. La tengo? Vai. Non è che casca? Fermi così, fermi.
Guardate la torre. Ci siamo. Guarda che pesa, eh? Grande! Fatta. Speriamo di vincere. Speriamo di vincere il WordPress Photo con questa immagine qua. Posso fare un saluto? Ovviamente. Vorrei salutare tutte le persone che comunque ci hanno seguito in questa puntata, in particolare uno zio in comune che fa il ginecologo e si chiama Carmine Girasoli. Ciao zio Carmine. Il ginecologo in comune. Sì, abbiamo un ginecologo in comune. Ok. Una puntata strana che si conclude in maniera ancora più strana. Restate collegati e seguitemi magari su Instagram di Stecca96, così sapete tutte le varie vicende che succedono. A noi ci potete seguire anche a noi su Facebook e su Instagram, Vision Air. Per ora però ci fermiamo qui. Buonanotte. Oh mamma, voglio nuovo la cocco mamma, e ballare in sleep, oh mamma, e cantare in frac mentre ballo il rock and roll. Sono pazzo come rock, sono pazzo come rock, sono pazzo come rock, sono pazzo come rock, sono pazzo, 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 pazzo come rock. Oh mamma, voglio fare caschetto, oh mamma, scivolando dal video, mamma, e gridare wewe come fagli scimpanzé. Sono pazzo.